chiamata vocazionale. Alla radice di ogni vocazione cristiana c'è un movimento fondamentale dell'esperienza di fede. La vocazione cristiana è anzitutto una chiamata d'amore. La vocazione è il mistero dell'elezione divina. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. La Vergine Maria, modello di ogni vocazione, non ha temuto di pronunciare il proprio fiat alla chiamata del Signore. Lei ci accompagna e ci guida. A lei ci rivolgiamo per essere pienamente disponibili al disegno che Dio ha su ciascuno di noi, perché cresca in noi il desiderio di uscire e di andare con sollecitudine verso gli altri. La Vergine Madre ci protegga e interceda per tutti noi. In questa celebrazione eucaristica vogliamo ricordare Padre Francesco e Suor Gabriella per il loro anniversario, 50° anniversario di sacerdozio e di vita consacrata. Fare memoria di un anniversario significa celebrare con gioia un dono del Signore. 50 anni di fedele sacerdozio e di vita consacrata sono per tutti noi un segno di grazia per aver visto come loro abbiano saputo corrispondere al dono ricevuto con perseverante responsabilità, cioè con una compiuta volontà di Dio a vivere in totale comunione con e per gli altri. La celebrazione eucaristica sarà presieduta da Padre Francesco Di Turi. Accogliamo il celebrante con il canto dei Vespri. Bye.
Il Signore protegge lo
lo straniero, egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie degli empi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio per ogni generazione. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, Apostolo. Carissimi,
sulla salvezza indagarono e scrutarono i profeti che preannunciavano la grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere quale momento o quali circostanze indicasse lo Spirito di Cristo che era in loro, quando prediceva le sofferenze destinate a Cristo e le glorie che le avrebbero seguite. A loro fu rivelato che non per se stessi, ma per voi erano servitori di quelle cose che ora vi sono annunciate, per mezzo di coloro che vi hanno portato il Vangelo mediante lo Spirito Santo, mandato dal cielo. Cose nelle quali gli angeli desiderano fissare lo sguardo. Perciò, cingendo i fianchi della vostra mente e restando sobri, ponete tutta la vostra speranza in quella grazia che vi sarà data quando Gesù Cristo si manifesterà. Come figli obbedienti, non conformatevi ai desideri di un tempo, quando eravate nell'ignoranza, ma come il Santo che vi ha chiamati, diventate santi anche voi, in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto, sarete santi, perché io sono santo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore ha rivelato la sua giustizia. Il Signore ha rivelato la sua giustizia. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie, gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Il Signore ha rivelato la sua giustizia. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Il Signore ha rivelato la sua giustizia. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore in tutta la terra. Gridate, esultate, cantate inni. Il Signore ha rivelato la sua giustizia. In quel tempo Pietro prese a dire a Gesù: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Gesù gli rispose: in verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, 100 volte tanto in case e fratelli e sorelle.
madri e figli e cani, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà. Molti dei primi saranno ultimi, e gli ultimi saranno primi. Parola del Signore. I santi sono le persone riuscite,
sono le persone realizzate, per questo la Chiesa ce li presenta come modelli e protettori. I santi ci richiamano alla nostra vocazione fondamentale. E il modello di ogni vocazione chi è? Non ci poteva essere altro che Gesù, predestinati a essere conformi a Cristo Gesù. È una parola, chi è Gesù? Gesù è l'amato dal Padre, è colui che ama il Padre. Anche noi col battesimo, essendo uniti a Cristo Gesù, siamo amati dal Padre, siamo oggetto di compiacimento da parte di Dio. E oltre ad amare. E Gesù è morto per qual motivo? È morto per darci il suo Spirito. È lo Spirito Santo che ci fa sentire amati da Dio e ci dà la capacità di amare. Quindi la nostra vocazione, fratelli miei, è vivere lo Spirito Santo, cioè vivere il Caritas. Che cos'è quel Caritas che porta San Francesco? È lo Spirito Santo, è l'amore di Dio diffuso nei nostri cuori, è il cuore nuovo che Cristo ci ha dato, è la grande promessa, toglierò da voi un cuore di pietra, vi darò un cuore di carne, un cuore sensibile. Noi siamo stati creati per essere amati e amare, ce lo scordiamo. È brutto non sentirsi amati, è brutto, ma ancora più brutto non amare. Vedete, noi siamo amati da Dio e non possiamo tenere per noi questo amore perché siamo ingolfati, ci ammaliamo, abbiamo bisogno di amare, di trasmettere questo amore perché ci ammaliamo, siamo ingolfati, siamo malati di egoismo, di ripiegamento su noi stessi. E quindi è importante la vocazione nostra sentirsi amati e quindi amati. Noi siamo, cioè, ammalati di egoismo. Ricordate la suocera di Pietro, era malata, appena fu guarita si mise a servire, si mise a servire. E questo è importante. E quindi la riuscita della vita non sta nel ripiegamento su noi stessi, nel donarsi sull'esempio di Cristo Gesù. Cristo Gesù è l'uomo perfetto. E chi segue Cristo diventa veramente uomo. San Francesco imitatore di Cristo Redentore. Allora Gesù ci svela il senso della vita che sta nel dono di sé. E il dono di sé si può vivere sia nel matrimonio. Il matrimonio non è la panacea tanti guai, è una vocazione, i due sposi si donano la propria vita l'uno all'altro, questo è un esempio e rappresentano il Cristo sposo. Si vive questo dono anche nel sacerdozio ministeriale, perché il sacerdote è colui che dona la vita per i fratelli facendo su vita il pastore, imitando Cristo il pastore eterno, ma anche si vive nella vita consacrata. Perché il religioso è colui che fa dono di se stesso al Padre e per i fratelli. Perciò bisogna favorire la cultura, la logica del dono, quale fondo di vocazione. Una famiglia che è il luogo di amore e di condivisione, un volontariato che è servizio gratuito, una comunità cristiana che è veramente ministeriale, tutta a servizio di tutti, come la Chiesa di Capitule che diceva Donino Bello, questa è fonte di vocazione. Sono seminari. E allora, quando si parla a volte anche di consacrati, si pensa subito ai religiosi. Ma sappiamo noi che col battesimo siamo tutti consacrati. Col battesimo siamo consacrati, la vera e grande consacrazione e il battesimo. Chi è stato il primo consacrato? Gesù. Cristo che significa? Unto. Significa consacrato. Dice San Pietro, Dio ha consacrato di Spirito Santo, cioè olio di letizia a Gesù di Nazaret. Gesù, in quanto consacrato al Padre, ha amato il Padre con tutto se stesso, facendo sempre la volontà del Padre. E tutti i cristiani uniti a Cristo col battesimo sono consacrati, sono unti, sono cristi, da qui viene la parola cristiani, chiamata ad amare Dio con tutto il cuore, il primo
grande comandamento. Papa Francesco, volgendosi in modo particolare religioso, ha detto: la bellezza della consacrazione è la gioia, perché lo Spirito Santo è olio di letizia, è la fonte della gioia. Ecco perché Gesù, mosso dallo Spirito, esulta il nome del Padre. Ti lodo Padre, perché ha rivelato le cose ai piccoli, nascondendolo ai superbi. E Maria, piena di Spirito Santo, che fa? Esulta, gioisce, lode il Signore, l'anima mia esulta in Dio e magnifica il Signore. È diventata poi la modella, la madre di tutti i cristiani. E i cristiani col battesimo, avendo ricevuto lo Spirito Santo, non abbiamo avuto un po' di acqua in testa, abbiamo ricevuto lo stesso Spirito di Gesù, siamo chiamati ad esultare e lodare. E la Scrittura dice: esultate giusti, cioè le persone giustificate nel Signore, ai santi, cioè ai battezzati, santici da loro. Esultate giusti, persone giustificate da Cristo, esultate nel Signore ai santi, ai battezzati, i santi sono i battezzati, santice loro. Allora, esultanza e lode sono i due movimenti dello Spirito Santo in noi. È lo Spirito che ci dona la gioia che consiste, ripeto, nel sentirsi amati da Dio e nell'amare. È lo Spirito che realizza le due dimensioni per cui siamo stati creati. Allora, quando dico vita spirituale, cosa intendiamo? Lo Spirito Santo è il soffio, il respiro, che ci fa ispirare l'amore di Dio e respirare l'amore di Dio. Ecco perché siamo stati creati. Qual è la funzione dello Spirito Santo? Che cos'è la vita spirituale? La vita dello Spirito di noi che ci fa ispirare, esultare, godere dell'amore di Dio e respirare, amare l'amore di Dio. Perciò, godere Dio, di Dio, della bontà, della misericordia, della bellezza e lodarla è la vocazione di tutti i consacrati, di tutti i consacrati. E dove c'è lo Spirito Santo c'è la gioia, per cui dove c'è un consacrato, sia religioso, sia battezzato, c'è gioia. Chi possiede lo Spirito Santo non può essere nella gioia. Proprio avanti ieri il Papa diceva questo: la casa d'identità del cristiano è la gioia. E il nostro San Francesco così non poteva non essere nella gioia avendo lo Spirito Santo. La gente andava a Paolo e ritornava lieta perché aveva lo Spirito Santo, e il bel caritas che porta sul petto è lo Spirito Santo, è l'amore di Dio dentro di sé, è un innamorato, e chi è innamorato è gioioso. Ed ecco, Benedetto XVI dice: la felicità che voi cercate, cioè i giovani, e avete il diritto di trovare, perché siamo stati creati per la felicità, ha un nome, Gesù di Nazareth. Allora, un cristiano triste è un cattivo cristiano. Un cristiano triste è una controtestimonianza. Gesù dice: ma io vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi. E qual è la gioia di Gesù? È la gioia di essere amati dal Padre. E se noi abbiamo questa convinzione, questa sapolezza, non cadiamo nella depressione. Servite il Signore nella gioia. Ecco il comando. La gioia di Dio è la nostra gioia. Immaginate un padre che ha fatto tutto per il suo figlio, ci ha dato la casa, ci ha fatto il lavoro, ci ha dato tutto, e lo vede sempre confuso: e il figlio mio, che cosa dovevo fare più per te? Questo dice il Signore a noi. E ancora Papa Francesco, rivolgendosi ai religiosi, dice: i religiosi hanno il compito di svegliare il mondo illuminandolo con una testimonianza profetica e controcorrente. I religiosi, vivendo il Vangelo, sono una controcultura che si oppone alla cultura dominante.
Essi con i voti sono la terapia spirituale per i mali del nostro tempo. Col voto di povertà contrastano la cultura dell'avere, del benessere, dell'ingordigia dei beni che producono lo scarto, perché oggi, diceva la società di oggi, chi ha vale. Col voto di castità si oppongono alla cultura edonistica, la bramosia del piacere, l'idolatria del piacere. Essa afferma che Dio è capace di saziare il cuore dell'uomo. E con l'obbedienza contrastano la cultura libertaria. La libertà si intende oggi poter fare tutto quello che si vuole. No, la libertà senza un punto di riferimento, senza il bene, senza il bene, senza la verità, è libertinaggio. Oggi si chiama libertà, quella che è la schiavitù degli istinti, si chiama libertà. La vita consacrata è un dono alla Chiesa, ma è una realtà, ma non è una realtà a sé stante, marginale, ma appartiene al cuore della Chiesa. La vita consacrata esprime l'intima natura della nostra vocazione cristiana. Qual è la nostra vocazione cristiana? L'unione con Cristo sposo. E allora San Paolo, rivolgendosi agli scaricatori di porto di Corinto, dice così: sopportate un po' di pazzia da parte mia, ma voglio presentarvi quale vergine casta a Cristo. Ognuno di noi e tutti quanti da Chiesa siamo la sposa di Cristo. I consacrati religiosi vivono fin da ora in proprio quella che appartiene a tutta la Chiesa. Il matrimonio cristiano, sacramento, destinato a finire, perché segno del grande eterno matrimonio che non finirà mai. Qual è questo grande eterno matrimonio che non finirà mai? Cristo ha sposato la nostra umanità, ha sposato noi, tutti quanti. In cielo si celebrano le nozze eterne tra Cristo e la Chiesa. Vide la Gerusalemme celeste, cioè la Chiesa scende dal cielo come una sposa, pronta per il suo sposo. La vita consacrata anticipa, vivendo fin da ora, la sponsorità di Cristo che appartiene a tutti i cristiani. Appartiene a tutti i cristiani. Questa è la profezia e la missione della vita consacrata. Allora, questa sera vogliamo pregare per le vocazioni di speciale consacrazione. I sacerdoti sono un dono Dio da apprezzare, e qualche volta qualche chiamata del Signore la consideriamo una disgrazia, una sventura. Quando San Francesco, unico figlio maschio, decise di consacrarsi a Dio, ha trovato genitori che hanno assecondato la sua vocazione, l'hanno accompagnato nei vari pellegrinaggi. Una domanda: avrebbe avuto San Francesco se alle spalle non avesse avuto la sua famiglia? I sacerdoti sono indispensabili, sono i canali della grazia. Il Signore riserva i sacerdoti come i canali della grazia. In Germania a una recluta fu chiesto: che mestiere vuoi fare? La recluta rispose: voglio essere sacerdote. Cambia mestiere, perché cambia mestiere, perché qui non c'è bisogno di sacerdote. Quella recluta si chiamava Giuseppe Ratzinger, Benedetto XVI. Gli uomini avranno sempre bisogno dei sacerdoti, perché avranno sempre bisogno di Dio. I sacerdoti sono donne impetrate con la preghiera. Gesù ci raccomanda: pregate il padrone della messe. La condizione fondamentale per essere appunto sacerdoti è lavorare con Cristo. Pietro: mi ami? Pasci. Quindi per pascere, per essere sacerdoti, bisogna amare Cristo Gesù. Vogliamo pregare allora in modo particolare per i religiosi e le religiose. I religiosi, abbiamo detto, hanno il compito di essere un richiamo, una profezia dei beni futuri. Tutto passa, la scena di questo mondo passa.
Preghiamo che ci siano veramente persone che, spinte dallo Spirito Santo, possono continuare a risvegliare la nostalgia di Dio, che costruisce tutta la ricchezza, ecco, appunto, dell'uomo. Chi possiede Dio possiede tutto. San Francesco di Chiudo non si era proposto di fondare un ordine, voleva vivere soltanto il Vangelo, voleva vivere il suo battesimo, e poi sono nati, dietro di lui l'hanno seguito tante persone e tanti frati. La Chiesa non cresce per proselitismo, ma per attrazione. Non si basa su parole convincenti, ma sull'attrazione della testimonianza, su una vita convincente che dice che è bello e attraente vivere per il Signore. E questa è la vocazione, la testimonianza, che è tutto il compito di tutti noi cristiani. E allora mi auguro che tutti, religiosi e fedeli, possiamo scoprire la nostra vocazione di consacrati, cioè innamorati di Cristo, testimoni gioiosi, come lo è stato San Francesco e Beato Barreto. Quindi la comunità oggi di San Biagio ringrazia Sor Gabriella per questa sua testimonianza di 50 anni di fedeltà al Signore, e ci uniamo con lei a ringraziare il Signore. Abbiamo ascoltato il Vangelo, che cosa ne avremo a noi che ne abbiamo seguito? 100 volte tanto, è la vita eterna, perché Dio non si lascia vincere in generosità. Uno riceve il 100 di loro. Abbiamo ascoltato che essere consacrati significa appartenere totalmente a Cristo. Il mezzo attraverso il quale ci si consacra al Signore è la professione dei consigli evangelici, la professione dei voti. Suor Gabriella ha compiuto questo passo 50 anni or sono. Questa sera, durante questa Eucaristia, riconsegnandosi alla comunità come memoria per Cristo presente nella storia e profezia, richiamo alle realtà future, in questo momento, insieme, accompagnata dalle sue consorelle, rinnova la sua professione e la sua consacrazione al Signore. Ci mettiamo in piedi.
Carissimi nel Signore, uniamo le nostre voci, i nostri cuori in un'ardente preghiera a Dio Padre, perché fonde il suo spirito sull'intera fraternità sacerdotale e religiosa e su tutto il popolo di Dio. Preghiamo insieme, diciamo: ravviva in noi il dono del tuo spirito, Signore. Ravviva in noi il dono del tuo spirito, Signore. Vogliamo innalzare un inno di lode al Signore per il 50° anniversario di ordinazione sacerdotale di Padre Francesco e per la grazia che ha fatto alla Chiesa chiamandolo ad essere operaio della sua messe, annunciatore del Vangelo e dispensatore dei santi misteri. Preghiamo. Viva in noi il dono del tuo Spirito, Signore. Affidiamo al Signore Suor Gabriella, ringraziandola per tutto ciò che ha fatto in 50 anni di vita consacrata, soprattutto per la sua donazione, dedizione e fedeltà a Dio, nonostante le difficoltà e le sfide della vita. Nel ringraziarla chiediamo a Dio che continui a benedire e fortificare la sua vocazione e la sua missione con molto frutto di perseveranza, fedeltà e allegria per la comunità religiosa e la Chiesa. Ravviva in noi il dono del tuo Spirito, Signore. Per il popolo cristiano, soprattutto per i ragazzi e i giovani, perché i germi di vocazione che Dio semina a piene mani nel campo della Chiesa fruttifichino in generose scelte di vita al servizio della comunità. Preghiamo. Ravviva in noi il dono del tuo Spirito, Signore. Per la nostra comunità parrocchiale, perché nel ringraziare Dio si prodighi sempre nel sostegno dei sacerdoti con l'aiuto concreto e la preghiera. Preghiamo. Ravviva in noi il dono del tuo Spirito, Signore. Signore nostro Dio, che guida e governi il popolo cristiano con la varietà dei ministeri e delle vocazioni, fa che quei eletti siano perseveranti nel servire la tua volontà e nella vita e nella missione pastorale, certo unicamente della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. Portiamo all'altare i segni della consacrazione, il crisma, l'anello e la croce. Il crisma con il quale è unto colui che è chiamato ad essere immagine di Cristo tra i fratelli. L'anello e la croce, essi contraddistinguono la vita e la storia di colei che Cristo ha intimamente legato a sé con il vincolo nuziale e che ha consacrato al servizio suo e dei fratelli. Fa, o Signore, che Padre Francesco e Suor Gabriella rinnovino quotidianamente la loro donazione a Cristo, insieme alla celebrazione del mistero eucaristico che si attua sull'altare. Thank you.
in segno del nostro servizio sacerdotale. Fa che l'offerta che ascrivi al nostro merito ci ottenga il premio della gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fondo di salvezza rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo dell'Eltissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi Salvatore, Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questi misteri di salvezza, dagli angeli santi cantiamo la sola voce, la tua gloria. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Luigi e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, dei defunti della famiglia Scalfone, Rosa, Felicia, Francesco D'Arpi,
Saladino, Salvatore, Angela, Saveria, Rosaria e Tommaso, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettila a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo castissimo sposo, con gli Apostoli, San Francesco di Paolo e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo stesso Spirito di Gesù, lo Spirito di Figli, anche noi con Lui e in Lui osiamo dire. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza, la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Come figli del Dio della pace, scambiate un gesto di comunione fraterna. Oh,
santo è il suo nome. Per la moglie e i figli, perché il dolore viene sempre trasformato in amore.
Ora alcune cose belle della mia vocazione, perché anch'io voglio cantare il Magnificat. Innanzitutto un ricordo che il Signore, cosa ha fatto il Signore per me. Sin dalla prima comunione i miei genitori mi hanno regalato un quadretto con questa frase meravigliosa che è un salmo. Signore, custodiscila come pupilla del tuo occhio, nascondila all'ombra delle tue ali. E questa frase mi ha sempre accompagnato e ancora oggi dico: Signore, dammi i tuoi occhi per vedere le persone come le vedi tu. Poi un altro passaggio da adolescente, ringrazio il Signore perché mi ha attirato all'oratorio, ai ritiri, all'adorazione, e sentivo sempre questa frase: vieni, seguimi. E io a 15 anni volevo partire, a 18 volevo partire, la mia mamma mi ha detto aspetta, e a 19 anni sono partita a Parigi dalle suore del Bambino Gesù, missionarie, e lì ho respirato tanto entusiasmo perché vedevo le suore che partivano in missione, e ringrazio tanto il Signore perché mi ha messo dentro questo anelito di andare in tutto il mondo. Poi seguo il Signore dove? Va bene, a Bergamo, poi subito da giovane sono venuta in Calabria, qui ringrazio il Signore perché con i padri Minimi, che sono nostri confratelli, e su e giù per le montagne, è stata una bellissima missione. Poi durante il cammino, certo vengono i dubbi, le difficoltà, i problemi, però sempre la parola di Dio attraverso un canto mi veniva incontro: non avere paura, non ti fermare mai, perché il mio amore è fedele e non finisce mai. E io sono stata aiutata da queste parole che provengono proprio dalla Bibbia. Ora, dopo aver vissuto la mia missione di qua e di là, ecco che i superiori mi hanno detto: vuoi tornare in Calabria? Volentieri, perché la Calabria aveva rapito il mio cuore. E ringrazio il Signore perché ho trovato i Minimi, padre Antonio, ringrazio padre Vituri con il quale abbiamo avuto tante avventure da giovani per la missione in montagna, ringrazio don Gianluca perché adesso con lui c'è anche la missione in montagna, ad uno i sacerdoti qui convenuti che mi hanno fatto tanto piacere, e voglio ringraziare tutti voi, dalla più piccola al più grande, tutti i gruppi, i nostri catechisti che hanno lavorato tanto, e insieme ancora oggi con i laici, con gli amici di Nicola Barré, continuo la missione. Da ultimo, adesso è la Madonna che mi accompagna, Madonna, San Francesco e il Beato Nicola Barré, perché c'è quel bel canto che dice: perla preziosa è la Madonna, e io sono preziosa per il Signore. E poi con te Maria, nella tua casa voglio lodarti, prendimi per mano, accompagnami tu. E con questo augurio faccio anche a voi, vi prometto, preghiera continua secondo tutte le vostre intenzioni, perché il Signore ci dia consolazione e nuove vocazioni. Grazie di cuore a tutti. Complementare a quelle degli altri per dare vita a una comunità che vivono alla comunione nella varietà dei carismi, dei ministeri, dei talenti e dei servizi.
Abbiamo bisogno di vocazioni autentiche alla famiglia, abbiamo bisogno di famiglie che diventano luogo nel quale si viva la Chiesa e sia segno e scuola di comunione e di servizio. Abbiamo bisogno di vocazione generosa alla virginità sponsale, che sia un segno chiaro della Chiesa che si dona in modo esclusivo e totalizzante a Cristo. Abbiamo bisogno di vocazione al ministero ordinato, di diacoli, presbiteri, vescovi, che testimoniano, stimolano al servizio e vivono il servizio, che sappiano discernere i veri carismi nella comunità e li sappiano condividere. Abbiamo bisogno di vocazione al servizio della comunicazione, al servizio dell'annuncio, al servizio missionario, al servizio sociosanitario, al servizio dei poveri, degli handicappati, degli emarginati, dei tossicodipendenti, dei carcerati, dei dimessi dal carcere, dei giovani, degli anziani, dei lavoratori, dei disoccupati, vocazione al servizio politico e amministrativo. Ma innanzitutto abbiamo bisogno di persone che si mettono al servizio delle vocazioni, di persone cioè che siano al servizio dei fratelli, ponendosi accanto a ciascuno per un cammino graduale di discernimento, persone che a tal fine diano indicazione alla luce della parola di Dio letta in situazioni, perché ciascuno capisca qual è la sua vocazione e qual è il servizio che deve rendere. Ecco, questo di Don Beato Giuseppe Puglisi è un manoscritto, ha sintetizzato un po' tutto quello che è il bisogno delle vocazioni. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore, andate in pace. Vi saluto singolarmente a tutti, perché se dovessi salutare tutti.